John Peter Sloan. John Peter Sloan. John Peter Sloan. Hi, sono John Peter Sloan. Oh, John Peter Sloan, grandissimo. Forse sei troppo intellettuale per essere la pancia inglese. No. Figurati. Allora, io sono... quasi milanese, figurati. Guarda che... sì. No, allora, è un disastro. Io penso che tantissimi inglesi, e questo anzi lo so, hanno votato per protestare. Loro sapevano che tanto Remain vinceva. Però io voterò contro per protesta. E poi hanno vinto. Mia sorella è il classico esempio. Lei Brexit, io voto Brexit. La mattina dopo, quando hanno vinto, ha scritto... Oh minchia. Scusa. No. Non ha scritto in italiano. Ha detto, cosa ho fatto? Io una cosa a te. Ti voglio aggiungere carne al fuoco. Sì. Sai qual è la carne che aggiungo? Abbiamo perso l'Europa e abbiamo perso la Scozia. No. Sì, 2014 quindi... hanno vinto per poco i nazionalisti. Sì. Vogliono rifare un altro referendum, addirittura prima dell'execution della Brexit. Allora, scozzesi, via! Ok, quindi non è tutto negativo, hai visto? Come non è tutto negativo? Allora, ascolta, io... Il termine Gran Bretagna che tu usi, in inglese Great Britain, sì. Non lo sento mai in Inghilterra, mai. È un'unione completamente finta. C'è la Scozia, allora noi siamo circondati dalla gente che ci odia, abbiamo Galles, Scozia, Irlanda, non c'è un bel rapporto, non c'è mai stato. Allora, vi odia? Io, no, Allora, io vedo Inghilterra e Scozia, questa finta unione. È come quelle coppie che sono sposati troppi anni, no? E lui, Inghilterra, torna dal lavoro e lei è mezza ciuca, Scozia, e lei dice, lui vuole solo guardare la partita in pace, ma lei comincia a urlare insulti, e io ti lascio, però non lo lascia mai perché comunque lui ha un bel lavoro. Europa, ok? E se una cosa che lei non piace è l'incertezza. Allora, ma lui ora, Inghilterra, ha mandato quel paese, i suoi capi e quel lavoro stabile, ha deciso di andare in proprio, e lei ora mette il rossetto, mette minigonna e si va a fare la festa, e fa bene, la Scozia fa bene andare via. Ma se ne andranno? Sì, ma assolutamente, perché dovrebbero stare con questo? Allora, ricordati che è vinto pochissimo, ha perso quel referendum. Uno dei più grandi motivi che la Scozia ha votato di rimanere con l'Inghilterra è perché loro dicevano, gli inglesi dicevano, se voi separati da noi siete fuori Europa. Invece, certo, adesso siamo fuori Europa. Your sister, dicono a noi adesso. Buono, ma che your fai? Sister. Please, behave. Your sister. They're going. Fanno bene. Non cast inglese. La parola in italiano che gli inglesi non capiscono? Sì. I don't know. Però ti dico una cosa. Questa Brexit qua è la bellissima nuova scusa per gli italiani non imparare l'inglese. Ah, dici? No, è vero. L'anno scorso era il cinese, no? Cioè, chi non fa progresso in inglese diceva, no, ma tanto l'inglese è morto, cinese è il futuro, come forse più facile, capito? Non ce l'hanno fatto con l'inglese, ma con cinese! E ora Brexit, ma l'inglese non... Oramai escono d'Europa, l'inglese morirà, quindi non mi servirà. E l'italiano? Italiano cosa? Ti piace la lingua italiana? Questo è il più bel paese al mondo, non c'è niente da fare. Come spiega a tua madre, perché ho visto dei tuoi video? No, è vero. Come spiega a tua madre cosa vuol dire boh? Boh, allora, stavo spiegando, no, ma... Perché ma? Allora, lo spiegavo che le più belle espressioni al mondo sono in italiano. Cioè, quello, il mio preferito è boh. Quanto è bello! No, ma veramente, perché tu se traduci boh, è una frase lunga così, però ancora più bello, ma, quanto è bello ma, boh per 10 arrivi a ma. Sì, Ma voi non sapete cosa avete qua in Italia, e non cosa avete abbiamo? Idea, è libera, è bella. La gente, abbiamo tutto, qui in Italia ci sono, qua adesso sono in Sicilia.
soprattutto per capire cosa davvero rappresenta per gli inglesi e per gli scozzesi questo referendum, abbiamo invitato, lo ringrazio, nei studi di Milano con noi, John Peter Sloan, uno dei più famosi inglesi italiani o italiani inglesi d'Italia. Mi dirai tu se ti senti più italiano e più inglese, ma in sostanza da te vorremmo capire davvero come lo vedi il referendum, cosa rappresenta, cosa davvero può essere questa giornata storica di domani. Vabbè, è un vero passo verso l'indipendenza per l'Inghilterra, finalmente. Allora, adesso cioè andrà la vedi dall'altra, magari... dall'altra parte tu la vedi. Vabbè, se va via la Scozia, magari Cumbria, le gale gallesi anche prendono coraggio e votano anche loro. Non ci possono lasciare con i gallesi, dai, che allergia. No, allora, questi sono i scozzesi che dopo tanti anni che si sente tanto... dai scozzesi che vogliono andare via, l'odio, tra virgolette, che c'hanno per l'Inghilterra, adesso hanno un vero opportunità di decidere per la Scozia loro e non Westminster e di separarci da noi, dal resto del United Kingdom, che penso che poi se votano di sì, che io non penso che voteranno di sì, ma comunque penso che finirà presto, insomma. L'Inghilterra è sempre stata un po' indifferente, non danno molta importanza a questa cosa Inghilterra-Scozia. Ora, in questa settimana, abbiamo cominciato a svegliarci magari alla reale possibilità che loro ci separano da noi, insomma. E ci dispiace un po', e questa è la cosa inaspettata. Ha detto una cosa molto inglese, loro si separano da noi, cioè comunque l'inglese pensa che sono gli scozzesi che se ne vanno, che lasciano l'Inghilterra, non sono indipendenti, se ne vanno semplicemente. Ma è così, no? Perché comunque sono legati a Westminster, sono legati a noi, cioè voglio dire... ci dispiace un po'. Io quando ho sentito David Cameron una settimana fa, quando lui è un po' schizofrenico questa settimana, l'hai visto, no? Cioè una settimana fa diceva mi rompete il cuore, siete andati via, per favore. E adesso sta dicendo siete andati via, non tornate più. È come un figlio in casa, Monello, che lo scrivi sempre e dici ma smettila a lamentare così. Vai a vivere da un'altra parte. Però se se ne va, veramente... Cioè, si rimane un po' male. Mi fa un po' ridere in Italia le ragazze che stanno scrivendo la bandiera, io ce l'ho posta con la bandiera inglese, no? Cioè, loro sono preoccupati per la bandiera perché per non ci sarebbe blu. Ci sono molti temi seri rispetto al referendum scozzese. Uno dei principali è forse quello dell'economia. Certo. Cioè, ed è per questo che penso che votano di no. Cioè, allora, c'è la parte storica che è importante, no? Cioè, è nato, questa Union è nato 300 anni fa sul sangue, minacce, poi c'è la storia, poi che l'abbiamo fatta insieme, arrivando poi a fare guerra insieme, che non è una cosa da poco. Cioè, la Union è una cosa che si prende anche per scontato, quasi, così. Se io fossi scozzese... vorrei decidere io per la Scozia, e non perché loro, quando c'è le elezioni, loro sono talmente pochi che decidono, non fa nessuna differenza il loro voto su le elezioni ogni quattro anni. Sì, certo, giusto? Anche il Parlamento scozzese non conta assolutamente ma nulla. No, però scozzesi sono per i soldi, cioè senza cadere in un altro stereotipo, sono molto... non legali, sono molto bravi con i soldi, sono molto... In English we say canny, sono molto, come attenti. Si può dire? Molto attenti, capito? Quando tu hai figli diventa forse più importante the social security, la sicurezza che se tu non lavori... Il sistema sanitario, l'assistenza... È il migliore al mondo, quello britannico, no? Cioè se tu non lavori ti danno soldi, ti pagano l'affitto, hai dentista, medico gratis, cioè questi, quando hai una famiglia queste cose sono molto, molto importanti, forse più importanti che il nazionalismo o la romantica idea della Scozia, perché magari loro possono anche... essere più ricco, hanno il petrolio, hanno turismo tantissimo, però non è sicura. Non siete un popolo amato dai no. vicini Galles, hai Irlanda. Capito? Siamo circondati da gente che ci odia. Abbiamo, allora, Galles, Scozia, Irlanda, nessuno ci può vedere, se scappi attraverso l'acqua c'è la Francia! Mamma mia, sai che gli italiani vanno ancora a Glasgow per migliorare l'inglese? È fantastico. Li vedi subito gli italiani a Glasgow, sono quelli all'aeroporto con le valigie che piangono, perché se non capiscono, cioè io non capisco i people from Glasgow, figures.
nuovo modo di imparare l'inglese. Tu dici sempre non bisogna annoiarsi per forza imparando una lingua. Cioè, no, ti devi divertire. Ti devi buttare. Ti devi buttare, assolutamente. Devi spagliare, perché così impari. E ti devi... Non devi perdere mai l'accento italiano che colpisci tanto, soprattutto là. Vabbè. Anzi, io faccio finta. Io mi chiamo Gianni quando vado a Londra. Certo. Ciao, John. Hi, sono John Peter Sloan. Oh, John Peter Sloan, grandissimo, come stai? Very well, and you? Bene, not too bad. Parenzo. Ma no, non è Parenzo, è John Peter Sloan, che è un... Sì, vabbè, John Peter. Ma è John Peter Sloan, Gaspari, è John Peter Sloan, ti assicuro, lo conosci John Peter Sloan? No, non lo conosco, sono purtroppo... Di un po' chi sei, John. Allora, no, ma lui ovviamente non mi conosce, io faccio una cosa accademica e culturale, cioè l'ignorante è difficile. Comunque io ho parlato tanto inglese adesso, ma la cosa bella è che mi ha chiamato mia sorella, mi ha detto c'è un italiano importante che ha detto una cosa contro l'inglese, poi ho visto che era Gasperi e ho detto amore, non è importante lui. Comunque, cioè, ti hanno detto, di nuovo un politico, tra virgolette, grandi, che è bellissimo, perché 25 anni in Italia non ho mai sentito una frase così contro gli inglesi. È un altro esempio che è veramente i pagliacci così, cioè insomma veramente sono sempre, quando ho sentito politico basta, al fine, cioè fa ridere, ma quanto non rappresentano gli italiani. Infatti io adesso è tutto il giorno che faccio chiamate dicendo non sono, ma non devi assolutamente ascoltarla perché non rappresenta gli italiani per niente. 25 anni che giro l'Italia, mai sentito una frase del genere. È quasi il caso che vieni da questo qua. Tu hai detto è un pagliaccio ed è ignorante, hai detto. No, he's an idiot, he's a fucking idiot. He's a fucking, fucking, veramente. Cioè, a me dispiace fucking idiot, fucking idiot. Cioè, fucking idiot. Se lui vuole fare figure di mezzo, lo fa per sé, non lo fa per gli altri italiani. Perché è quello il peccato, no? Perché gli italiani non sono come lui. Gasparri? E poi lui dice questa cosa, in Inghilterra pensano gli italiani. Non sono gli italiani, sono due o tre fessi che a volte dicono queste cose. Però non sono mai gli italiani normali, capito? Guarderemo, siccome non esiste, che dobbiamo fare? Ma come non esiste? Non esiste, vabbè. Allora, il problema è questo. Cioè, io ho fatto anche io un gaffe una volta in TV, che Giuseppe si ricorda benissimo, però io non rappresento l'Inghilterra, capisci? Cioè, questa è la cosa, no, che... Beh, certo. Ma neanch'io parlo a nome dell'Italia. Cioè, questi imbarazzanti, ci devi, ma ci deve pensare due volte, secondo me, quando sei un senatore, quando fai una... Cioè, calcio o non calcio, anch'io mi scaldo per la partita, però... Cioè, tu parli per tante gente, e dire una cosa del genere sull'Inghilterra, partito o non partita, è veramente brutto, secondo me. Però negli ultimi anni, quello che viene fuori dall'Italia a livello politico, adesso in Inghilterra non sono sorpresi, cioè veramente, cioè vabbè, un'altra cosa da matti che arriva dall'Italia. Non hanno preso molto sul sorridere, diciamo. Cioè, a me mi ha detto mia sorella, perché cioè, lei, qualsiasi cosa sull'Italia me lo dice, ha detto, guarda, ha detto un italiano importante queste cose sugli inglesi, però io prima ancora di vedere i nomi immaginavo che erano un politico, senatore, perché in ogni modo non sono solo loro che vengono fuori con queste cose. Berlusconi, con me. No, God! Oh, Jesus! Vabbè. The United Nations and our system of values is posed by the regime that governs Iraq and that is systematically ignored all the resolutions of the United Nations. Che dici? Lui non sa cosa sta dicendo, lì, lo sai. E questo è il bello. Guarda, lui non ha idea cosa sta dicendo. Guarda che molti pensano che non sappia cosa dice, nemmeno quando parla italiano. Però. Sai che il mio studente preferito italiano è mio mito, e non è in senso ironico, è Trapattoni. Perché? Ce l'abbiamo Trapattoni, ecco, aspetta. Ecco, vai. Vediamo Trapattoni, va. Be careful the cat. Non say the cat is in the sack when you have not the cat in the sack. Però c'è un motivo serio. Il gatto nel sacco è... Sì, ma l'abbiamo capito però. È questa, perché l'inglese serve, cioè la lingua serve per comunicare. Per farsi capire. Quindi. Assolutamente sì. Lui ha, io dico sempre ai studenti, lui ha la genialità dell'italiano che dovrebbe venire fuori in tutti. Quello che anche riguarda quella statistica di prima, che l'Italia è sempre penultima, eccetera. L'italiano dovrebbe essere il numero uno per imparare lingue nuove. Ti dico perché.
perché ha tutte il talento di farlo, la creatività, cioè la bella, la fantasia. Infatti crea dell'inglese molto suo particolare. Cioè, come? Crea un inglese molto... Ma va benissimo, ma ti ho detto prima... Alla Trapattoni, quindi. Trapattoni, allora, Fabio Capello... Però adesso ti faccio... Aspetta un attimo, ti faccio vedere un altro creativo, Pittella del PD. Please, join us in bringing peace. If we stand together, peace is achievable. Thank you very much. Ha detto porta la piscia. Ha detto portati la piscia. Ma io non ho mai visto quello. Ho visto era un candidato alla segreteria del PD quando Renzi vinse, lui era uno dei candidati. È al Parlamento europeo, è importante. Ma Italia ha bisogno di tante cose, ma la piscia no, dai. Cioè non... Oh God, avevo visto quello in Facebook, perché mi mandano un sacco di video, avevo visto quel muso lì, non l'ho aperto, adesso l'ho visto. Si dice viso, vedi? Viso, che... vabbè, sì. Muso, insomma. Allora, la piscia va bene, ma il muso no. Allora, benvenuto, grazie di essere qui, John Peter Sloan. Thank you. Sono certa che per quanto amino gli animali gli inglesi, tu sarai d'accordo con la decisione che è stata presa dall'università. Ma è la più bella notizia che io ho sentito da un sacco di tempo. Allora, io adesso abito in Sicilia da un anno, mi trovo da Dio, Sicilia, bellissimo, la gente fantastica, ma l'unica pecca è che ci sono dei cani abbandonati ovunque. Io da buon inglese il primo giorno che sono arrivato l'ho preso la prima che l'ho trovato, adesso ho 14 cani. 14 sì. Cani? E adesso... Un allevamento? Un piccolo allevamento? Sì, sì, ma allora in tutto questo tempo, è un anno che sono in Sicilia, in tutto questo tempo che ho questi cani non mi hanno mai raccontato le minchiate, non mi hanno mai preso in giro, non mi ha... Infatti io vado spesso nella scuola in Sicilia per le questioni dell'inglese. E alla fine dico sempre, guarda che siete sempre in Facebook a dire la gente non è sincero, mi prendono in giro tutti. Fuori, per strada, in Sicilia, c'è palle d'amore, che amore pura, lealtà pura, vai a prenderlo, no? Vai a prenderlo. Per me, l'ultima cosa. Allora, ma ti aiuta qualcuno? Come? Ti prendi cura da solo di questi 14 anni? No, allora... Adesso, io volevo dire, per me, quando io vedo i cani per strada, per me è come vedere i bambini, capito? Adesso, per fortuna, adesso sto collaborando con amici di Olivia, che sono dei ragazzi fantastici in Sicilia, e troviamo la famiglia a Roma, a Milano, e ogni volta adesso che io vado a Roma due volte al mese, Milano due volte al mese anche, e sono sempre con quattro cani, molto popolari sull'aereo quando li immagino, porto. Immagino. Sì, 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 però cioè, per me questa è una bellissima cosa, cominciamo sono a rispettare... Sono un po' la parte della tua famiglia, questo lo abbiamo... Dovrebbero dire, un essere che soffre a casa va aiutato, un essere, io non vedo neanche distinguere padre, non mi tiriamo dentro il padre, va benissimo, madre. Va benissimo. Okay, se stai male un cane va curato, basta. Deve essere... È un bambino un cane, capito? Per gentilezza, non ho detto questo. Va stracurato, ci mancherebbe altro. Okay, quindi non c'è da discutere. Allora trovo bizzarro che si applichi una norma che normalmente si applica ai familiari, quindi si applica a delle persone, trovo che in maniera bizzarra venga estesa anche agli animali. Perché si vede che non c'era una legge che proteggeva l'animale e quindi l'hanno estesa per quello. Quindi fai un'altra legge o fai una legge quando essere soffrono, qualsiasi essere vanno aiutato. Winston Churchill, che è considerato il più grande inglese mai esistito, ha ripetuto più di una volta che vede il vero carattere di un uomo come tratta gli animali, no? Quindi io vado fiera, io mi alzo la voce perché io, a differenza di lui, ho trovato un cucciolo in coma, un scheletro, a un benzinaio, la gente passava tranquillo, ho trovato delle cucciolate, due già morti dalla pietra della gente, quindi io mi scaldo sì. E questa cosa, secondo me, non c'è neanche da parlare. Qui c'è stato un gesto, la prima che io ho visto in Italia poi, che realmente ha messo questo, cioè mettere i cani sul piano umano tutta la vita. Loro hanno più bisogno di tutti. Are you okay, Dave? Yeah, I'm just reading this book. It's called Italian Body Language. Pervert. No, not that kind of body language. Apparently, 40% of the Italian language is all physical gesture. David, this is 2011. We're in Italy, Europe.
Everybody speaks English. Just speak English. It's going to be really useful. I bet, yeah. Oh. What's that? This means, what do you want? Very useful, yeah? What's that one? This is, what the hell do you want? If you are going to go around the land doing that, tell me now and I'll go around on my own, okay? John, this one's a bit more complicated. Can you help me? One. Go on. Right. Swing your left arm across your chest. Now block your left elbow with your right hand. You're a liar. Look, you have to talk. When you block your elbow, you have to say toe. 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 What's this one called? Toe. What? It means your sister. My sister? Yeah. But I haven't got a sister. Well, then you can't do it then. Oh, my. Look at this one. No, this is impossible. This is only for Italians. It's seven movements, Dave. Seven movements all at the same time. No problem. I can do it. Come on. No, come on. You can't. Come on. I can do it. Come on. All right. Put your hands out in front of you. All right. When I say go, turn your hands out externally. Push your belly out, your chest out, your shoulders back, your head back, and make a sad face like that. Oh, my God, that's really complicated. It's impossible. Really, forget it. Come on, read it out to me again. I know I can do it. I'll concentrate. All right. When I say go, turn your hands out externally. Push your belly out, your chest out, your head back, your shoulders back, and make a sad face like that. Are you ready? Yeah. Go. Like this? I don't know. It's not a video, Dave. So what's this one? I don't know. No, John, it's written. It's written, yeah. I don't know. That's what it means. Oh. Beautiful language, isn't it? Yeah, it is nice. What do you think he was saying? Don't worry. It'll be in English now, I'm sure. There it is. Ladies and gentlemen, please attention. Is the captain Raimondius speaking? Please return to the chairs and close the door and close the little table and close the windows and close the belt because in minutes we have a wind on the plane and the plane is broken. Yes, the plane is. Ho capito, se lo sai tu dillo tu, no? And, you know, the plane is moving, insomma, the stinks, and please don't afraid, don't stay afraid, please. What language was that? Oh. L'italiano. Più grande comunicatore del mondo, tranne la donna italiana quando è incazzata con te. Oh my God. Poi non si comunica più. Psychological terrorists. Yeah, it's true. No, perché c'è un fenomeno in Italia che si chiama muso. Muso. E questo per me era nuovo, no? Perché la donna inglese non mette muso. La donna inglese ti picchia, ti mette le mani addosso subito, senza problemi. Anzi, a volte davanti a tua madre se ne frega. Anzi, c'è anche la mamma che aiuta a volte. Però te lo dicono subito la donna italiana, no? Infatti io dico sempre, guarda, perfetto esempio, se tu dici alla donna inglese cosa c'hai, se ti dici niente, vuol dire niente. Yeah. Tu prova. Dillo alla donna italiana, cosa c'hai? Se ci dici niente, sei nella merda, no? How does that work? Come funziona questo? Wow. Però, questo è il prezzo che paghi se vuoi la donna italiana, che è il migliore del mondo. Questo è vero.
Io aspetterei applaudire, se vuoi. È un consiglio mio, eh? No, io dico veramente, quando ti ama, questo è un punto importante, quando ti ama è la migliore al mondo. Cioè, perché è come una mamma, capito? Cioè, la donna italiana è materna, cioè, la donna inglese non è materna, nemmeno le mamme sono materna, figures della donna proprio. Comunque, però lei sì, ti prende le camicie, ti coccola, ma soprattutto, number one, oh my God, I love this, ok? La donna italiana è solo lei al mondo. Ti schiaccia punti neri sul naso. Yes. Yes, she does. Ah, no, I love it. Ed è bello perché adesso io vedo le ragazze più giovani che fanno... aspetta un attimo. Anche voi lo farete. It's in the DNA. I love it. I love it. A me piace, no? A me piace. Perché se ci pensi, no? Se una donna ti schiaccia punti neri sul naso, vuol dire che sei suo mondo, no? Cioè, non c'è un gesto d'amore più pura di questo, secondo me. Absolutely. A me mi fa sorridere perché io guardo, io non guardo la televisione. Lo guardo, ma lo guardo solo documentari su animali. Io sono molto appassionato per i documentari sugli animali. E mi ricordo che facevano una cosa su evolution, se noi veniamo dalla scimmia o no. E io lo sapevo già la risposta, perché questo mi fa sorridere, perché la donna italiana è molto, molto consapevole al suo aspetto, no? Si mette delle ore in bagno, deve essere sempre bella e perfetta, ma quando è concentrata, quando ti schiaccia punti neri, vedi veramente il darwinismo, vedi, ci togli tutti i dubbi se noi veniamo delle scimmie, sono... così sono... Bellissimo.